Allora, ragazzi, adesso ripercorriamo un pochettino le fasi per creare una mappa parlante con Genially. Allora, noi siamo partiti dal nostro Padlet dei regni romano-barbarici Attila. Il primo lavoro è proprio su Attila. Io vi ho selezionato una foto che rappresenta Attila, il grande guerriero degli Unni, a cavallo. Quindi la prima cosa che dovete fare è prendere questa foto e scaricarla sul vostro computer per poi andarla a caricare su Genially. Vediamo come si fa. Clicchiamo sulla foto, si aprirà nella schermata, vedete qui sopra c'è il pulsantino scarica, noi la scarichiamo e si apre nuovamente l'immagine completa. Noi clicchiamo tasto destro del mouse, andiamo su salva immagine con nome, clicchiamo col tasto sinistro, andiamo a selezionare il luogo dove lo vogliamo scaricare sul desktop. Vedrete, vi uscirà il nome Attila 2 perché io così l'ho nominata e farò salva. Io a questo punto mi troverò, se abbasso e chiudo internet, mi troverò Attila 2 sul desktop, ok? Riapro internet, mi chiudo questa pagina, chiudo anche quest'altra e torno indietro. Io mi sono già aperta un'altra pagina dove c'è il pannello di controllo di Genially. Ok, con il mio nome, qui ci sarà il vostro nome e qui ci sono tutti i lavori che ho fatto, quindi piano piano avrete tutti i vostri lavori. Andate su My, su Create Genially e troverete Interactive Image. Ok, cliccate su Interactive Image, vi uscirà un quadratino grigio con il più, cliccate su Creative Interactive Image, poi c'è una nuvoletta con una freccia, cliccate su Nuvoletta con freccia e vi aprirà la vostra scrivania. Cliccate su Desktop e andate sul Desktop a trovare Attila 2, eccolo qui. Seleziono Attila 2, trovo scritto Attila 2 e poi faccio apri. Vedrete che a un certo punto si carica qui la foto. Che dovete fare a questo punto? Cliccare sopra la foto, diventerà con un bordino fucsia. Si accenderà il tastino fucsia con Accept. Cliccate su Accept e siete all'interno. Piano piano arriverete all'interno di Genially Interactive Image. Eccolo qui il nostro Attila. Allora, a questo punto noi dobbiamo andare a creare quei marker, quei puntini, dove all'interno andiamo a selezionare, a inserire il nostro testo e le nostre immagini. Per inserire i puntini interattivi, vedete c'è una barra grigia a sinistra, Interactive Element, c'è un pulsante, noi clicchiamo e troviamo tanti puntini interattivi che possono essere dei bottoni con il testo, dei markers come troviamo sulle mappe di Google, oppure dei simboli social, dei numeri. Possiamo inventarci e scegliere il pulsantino che vogliamo. Prendiamo questo colomino, eccolo qua, l'ho inserito. Adesso, come vi ho spiegato l'altra volta, per andare a farlo parlare questo puntino, dobbiamo andare a cliccare su questa manina con l'indice alzato, andare a selezionare Windows e ci si apre un editor di testo come può essere Documenti. Andiamo ad inserire il nostro testo, Attila. Lo mettiamo come titolo, quindi lo sottolineiamo e lo facciamo in bold. Magari possiamo ingrandire anche il tipo di testo e scegliere il font. Per esempio, Arial è quello più leggibile. Ok? Per andare a inserire la foto, che io vi consiglio perché sono più belle le mappe parlanti con le foto, andiamo su questo quadratino con un paesaggio. Clicchiamo e andiamo a cliccare sempre qui dentro, vedete c'è anche una freccetta, per andare a caricarci un'immagine. Si aprirà sempre il nostro desktop, io prenderò in questo caso di nuovo Attila 2 perché non ho scaricato altre foto, voi invece scaricherete altre foto e le inserite all'interno. La foto può essere al centro, oppure può essere tutta allineata a sinistra, oppure potrà essere tutta allineata a destra. A me, diciamo, nelle presentazioni piace molto al centro, poi dipende quello che dobbiamo scrivere. E sotto possiamo continuare a scrivere il nostro testo. Ricordatevi sempre di salvare, quindi cliccare su Save.
Ok, adesso se noi andiamo su questo occhiolino in alto a destra, c'è scritto preview, io clicco su questo occhiolino, mi vedo l'anteprima della mia immagine con il pulsantino attivo. Se io ci clicco sopra, vedete, trovo Attila, la mia foto e qualche testo che ho iniziato a scrivere. Ok? Per tornare indietro, ritorniamo con Edit. Adesso molti di voi mi chiedevano come si fanno le animazioni, cioè il movimento dei pallini, dei marker, dei bottoni in entrata e in uscita. Molti di voi già ci sono riusciti, però andiamo a vedere un altro pulsantino, che è questa sorta di cometa. Ci clicchiamo sopra e ci si apre una barra a destra. Vedete, ci sono varie voci. C'è scritto Animation, c'è Entrance, Exit, Continuous e Overmouse. Che vuol dire? Entrance sono le animazioni in entrata, exit le animazioni in uscita, continuous sono le animazioni che continuano per tutto il tempo che tu stai vedendo la mappa e over mouse, cioè che si muovono soltanto quando ci si passa il mouse. Ok? Gli effetti sono questi. Possiamo farlo entrare, fade in, vedete con lampeggia, che lampeggia, bounce che pure lampeggia come una lampadina. Che si gira, vedete l'effetto adesso che gira, oppure che fa, ecco, focus, oppure che ruota, eccetera. Potete scegliere quello che volete, sia in entrata che poi anche in uscita. Ok? A questo punto, se volete vedere come si muove il vostro puntino, riandate sull'occhiolino e guardate un pochettino, sta ruotando il mio occhiolino. Ecco qui, quindi l'animazione funziona in questo modo. Per vederlo, ricordatevi sempre l'occhiolino che è una preview. Ok? Quindi questi sono i bottoni che potete utilizzare per animare, quindi far parlare le vostre foto. Allora, adesso vi faccio vedere come si personalizzano anche i bottoni, perché per esempio c'è la possibilità di utilizzare questi bottoni dove c'è scritto con il testo Home, per esempio, lo inseriamo, ma se noi clicchiamo su Home possiamo scrivere per esempio casa in italiano, ok? Oppure possiamo prendere uno di questi bottoni e cambiare magari il colore. Vedete qui sopra c'è una barra di strumenti e possiamo cambiare il colore del testo oppure il colore dello sfondo. Da viola lo possiamo far diventare rosso. Ok, possiamo, se non ci piace il simboletto della casa, possiamo anche andarlo a modificare. Possiamo prendere, per esempio, quest'altro con le tre barrette e andare a cambiare invece che menu. Possiamo scrivere Attila e quindi lo personalizziamo. Se il testo è troppo grande per il pulsante, lo sottolineiamo e lo facciamo diventare più piccolo. Invece che 24, lo mettiamo di 16. Cambiare sempre il colore, da viola possiamo farlo diventare rosso e così via. E da così grande possiamo farlo anche più piccolino e ridurlo e andarlo a sistemare dove vogliamo. Ok? Quindi creatività tantissima, quindi utilizzare il digitale per imparare cose nuove, per approfondire e soprattutto per essere creativi. Quindi per vedere com'è poi quando funziona come alla fine per vedere il vostro lavoro, andate sempre sulla preview e vedete i vostri pulsantini come funzionano. Ok, ritornate all'edit e poi a questo punto potete decidere di condividerlo anche con un'altra persona che magari può lavorare sullo stesso Genially, sulla stessa mappa parlante. Andate sull'omino con il più. Sull'omino con il più, vedete, c'è scritto invite, invita. Potete mettere l'email del vostro compagno o della vostra compagna e fare invita. Il vostro compagno e la vostra compagna si troveranno dentro il proprio Genially il lavoro del compagno e potrete lavorare insieme. Ok? Per qualsiasi altro sviluppo di Genially ci vedremo nel prossimo tutorial.